amore, sono fuori. Si stanno baciando. Ma va. Sì, si stanno baciando. Signore e signori, io sono Tony Pence e ci siete benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la seconda puntata di Temptation Island 2023. Un reality ormai che è tornato finalmente dalle ceneri e ha ridato da mangiare al nostro Filippone, che noi salutiamo. Sta facendo battere il cuore. Già la seconda puntata. The second puntate. Non c'è un attimo di stop, non c'è un attimo veramente in cui possiamo stare tranquilli. E allora vi chiediamo di lasciare like a questo video bellissimo, mi raccomando, e guardate anche la nostra chat del canale Viola, sì, guardate. Ciao chat del canale Viola, sono sempre super attivi, super, ci supportano veramente in tutto. Sai dove potete trovarla? Sapete dove? Ogni lunedì alle ore 21 in live sul canale Viola. È tutto scritto nel link nella descrizione di questo bellissimo video. Tutto, tutto nella descrizione, eh? Proprio poche info ma chiare, mi raccomando, leggetele. Dove ci eravamo lasciati, Jesusil? Al? Alla richiesta da parte di una delle ragazze, da parte di Isabella, di un falò di confronto con il suo fidanzato Manu. Manu avrà Avrà accettato? Bando alle ciance, partiamo con la seconda puntata di Temptation Island 2023. Il viaggio nei sentimenti inizia adesso. Comincia qui. Senza fare sesso però. Just gonna stay away, don't watch me burn. That's alright. Because I love the way you lie. I love the way you lie. Oddio! Benvenuti alla seconda puntata di Temptation Island. Grazie Filippo, sì, grazie. Filippo. No, non ce la faccio più, Filippo, no. No, 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 no. No, 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 no. Che senti? Oh, no, no. C'è una coppia, quella formata da Isabella e Manu. Ecco. Che è arrivata ad un momento cruciale del loro viaggio nei sentimenti. Jeffalo! Incontrare il suo fidanzato Manu in un falò di confronto anticipato. La vera domanda qual è però? Si presenterà al falò? Perché chi parte per un viaggio non torna mai come prima. Ti amo! Tutto questo è Temptation Island! Sì! Temptation Island! Prima di scoprire se Manu Certo. Avrà accettato il confronto con la sua fidanzata Isabella. No, facciamoci un aperitivo te zen. Si presenterà da lei, lo stiamo per scoprire. Attenzione, con Marco Mengoni si può prospettare solo un gran bel falò, ragazzi. Allora, Isabella. Ci siamo! Se avrà accettato, lo vedrai arrivare da là. Da là! Ecco, ecco! Agitazione, agitation, Lady, Lady. Secondo me arriva. Arriva, mi sento, raga. Troppo. Arriva e vanno via insieme. Eccolo! È arrivato! Ve l'ho detto! Non è lui, amore. È uno della produzione. Certo che è Manu. Sì, lo so che... Ti aggiriamo uno. Ragazzi, è arrivato, ve l'ho detto! Raga, falò. Escono insieme. Di Combrondor. Guarda la faccia di lei incazzata come non mai. Lo sai che ti ho sempre detto, non chiamerò mai il falò anticipato. Però l'ho chiamato subito la sera stessa. Mi sono sentita di chiamarlo perché ho visto dei video che sinceramente... Perché sennò figura di merda in Italia. Perché sei con me? Attenzione! Domanda cruciale. Magari prova a spronarlo, prova a dirgli guarda fai di più perché comunque cioè hai le capacità, hai le possibilità. Lui dice no. Ragazzi, se volete io ho un video che può aiutarti. Un video che può, cos'è? Un video propedeutico? Ma io so cosa ho detto. So cosa ho detto. Anche perché è la verità. La verità, the truth. Vediamo il video. Mi fanno passare come se io fossi una viziata, no? Ma io non lo sono, cioè perché capito? I miei genitori non mi hanno mai detto sì. E io li conosco, genitori, secondo me è vero. Ho sempre detto le cose a lui per far sì che lui possa migliorarsi, ma non per me, cioè per se stesso. Vedi, lui continua a dire per spronarlo. Cioè non sono una di quelle persone che ha voglia di andare al ristorante 5 stelle, io vado al McDonald's. Si può anche andare, cioè. Che io voglio che mi porti chissà dove, cioè non è vero. Dico veramente, allora tu non hai capito niente, no? Beh, raga, comunque sono innamorati entrambi, sì, tanto, sì, si vede, raga, si tanto. Vede. Beh, e anche lui piange, vedi? Anche lui, perché il cuore sa ciò che la mente non vuole vedere. Ma loro sono dei patati, raga. Io cosa avevo detto? L'avevi detto. Isabella in lacrime, ragazzi, sia nel video che nella realtà. Loro due realmente si amano. Secondo me dovrebbero uscire insieme. Non hai mai qualcuno che stesse con me e si sentisse così male? Cioè... Oh, ma lei, posso dire una roba, ragazzi? Cioè, ha un po' popular opinion che la state scannando tutti sui social. Ma sta ragazza è comunque una persona molto intelligente. Molto. Cioè, scusatemi. Consapevole, conscia di tutto quello che gli accade e della persona che ha davanti, raga. Sì,
attenzione. Vediamo. Manu cosa dirà? Brava, vediamo. Io non riesco a vedere. No. Non riesco a vedere. Stare qui. Ma voi cosa? Ma... io non ce la faccio. Raga, manca il segnale, manca. A vederla stare così. Amore, no, mi viene da piangere, raga. Amore, guarda come si amano. Ogni cosa che faccio sbaglio, no? Cioè, io voglio che tu capisca che quando ti dico le cose, cioè non te le dico perché ti voglio sminuire. Sono dei patati. Io voglio andare a cena con loro. Sì, io organizzo. Isabella, Manu, siete invitati. Se volete venire qua o andiamo a cena insieme, anche al McDonald's. Cioè, come puoi dire alla persona che ami, non venga a vivere con te perché non vorrei mai fare la vita che hai fatto tu fino ad oggi, no? Ma che patati sono? No, aspetta. Oh! Ma che cazzo? Plot twist? Quando mi dici determinate cose, io butto giù, fare finta di niente. Capisci che io mi deprimo, cioè non sì, so come dirti. Ma Manu, ma perché voi dovete buttare giù senza dire quello che pensate, quello che provate? Cioè è colpa vostra a un certo punto. Noi la possibilità ve la diamo, ma siete voi che bisogna cavarvi le parole fuori di bocca. Cioè io finché dove posso arrivare? Sì, ma dove posso arrivare? Però se ti chiedo magari... mi sembra che tu non lo vedi. Lo veda! È il congiuntivo! Ma non ti vado bene io per tutto quello che sono. Ma se tu non mi andassi bene io non starei con te. Ma siamo con te. Ti porto il mare in Liguria, guardi la storia di tuo fratello che non so dove sia, in un posto stupendo, e dici voglio avere un fidanzato come mio fratello. No. Ma no, sto parlando del mio amico di Reca. Ma guarda che il fidanzato tuo è qua. Io non ho mai detto questo, io ho detto magari... Ma Reca, raga, va in giro per il mondo ogni tre giorni e Canarie, a Sudafrica, America. Sì, però amore, effettivamente lei ci sarà 3 anni e mezzo, cioè sarebbe già stufata a questo punto. È suo fratello, però si fa un culo così e si fa i soldi. Secondo me o capiamo che abbiamo magari due modi di pensare anche diversi e cominciamo a capirci, a venirci incontro. Bisogna trovare dei compromessi, ragazzi. Però ha ragione lei, non bisogna accontentarsi, soprattutto in una relazione. È bella questa cosa, non accontentarsi di se stessi, dell'altro. È vero. Non accontentarsi di quello che si può fare sempre meglio. Bisogna risolvere insieme. Infatti io quello sono che ho detto qua per questo. Proviamo a capirci. Piano, ragazzi, proviamo a capirci. Cioè, veramente io non ti voglio cambiare, voglio solo che tu capisca che certe cose non le dico per sminuirti, le dico perché credo in te. È giusto, giusto, brava. Però risolviamola. Risolviamola. Finta. Io infatti sono venuta... Le cose ce le ho qua. Qua. Comunque da come vi siete posizionati posso trarre una conclusione. Tralla. La fatidica domanda la devo fare. La facciamo fatidica domanda. Isabella, decidi di uscire da Temptation Island sola? Ma dice no. Sei da sola. Con Manu. Dai. Che carina, abbracciamoci per Isabella e Manu. Isabella e Manu escono insieme a questo punto. Decidi di uscire con la tua fidanzata? Certo. E ci sei adesso tu. Ce n'è un'altra che sta per imbattersi in una grossa tempesta emotiva. Aiuto! Sto parlando di Gabriela e Giuseppe. Ma raga, ora loro sono la coppia top. L'interprete. Morire nello stesso momento. È un nuovo giorno nel villaggio dei fidanzati. È un nuovo giorno! E Giuseppe sembra essersi ben integrato con il resto del gruppo. Bravo Giuseppe! Certo, non avevamo dubbi. Non con la lingua, secondo me, però vediamo, Ma si è integrato meglio degli altri perché gli altri non lo capiscono, è più facile. E a gesti. Vediamo Giuseppe, perché è un uomo tutto palestrato, non ci prova. Ma cosa vuole fare che... Non so cosa stia tirando su. Cambio, se lo dice da solo. È anche personal trainer, Giuseppe. Andrà via con questo passo? Oh, ma si è tagliato bene. Si è tagliato un piede nell'erba. L'unico uomo che fa fatica a fare allenamenti. Guarda. Non ci crede neanche lui quello che sta facendo. Questo è le clip più belle di Temptation Island. Questi suoni da paperissima. Raga, purtroppo ha dei problemi motori. Cioè, si denota proprio dal movimento di quest'uomo che non è neanche più un uomo. Ma è diventato non so cos'è. Un American boy tutto d'un pezzo. Nell'altro villaggio Gabriele è di tutt'altro umore. Sente la mancanza del fidanzato. Ce l'ho già più. Ma io sono single, diceva lei. Vabbè amore, ma sono frasi che si dicono. Sto morendo dentro, te lo giuro Ale. Ma loro stanno insieme da quando sono piccolini, sì. 12 anni. Ma di loro, sì, quando sono loro è normale sì, che no. Capisca. Certo, nessuno ha ancora capito. E ora state bene attenti, perché lo stato d'animo di Gabriela sta per essere messo a dura prova. No. Sta per vedere nel pinnetto qualcosa di importante. Pinnetto. E i suoi sentimenti si trasformeranno in rabbia. Oddio. Si parte ragazzi, vanno tutte velocemente al pinetto perché si trasformerà in rabbia. Abita vicino cosa te? A quanto? Quanto distante? Vicino. Bastardo. Ma no, subito così! Non ho detto niente! Prima
una parola. Non ce la faccio, vado a finire male. Tu vai a finire male 20 giorni così, no? Vai a finire male, sto porco. Già porco è evoluzione di bastardo, eh. Anche perché a lei tu interessi. Sì, no, ma si vede, sì, l'abbiamo visto tutti. Vabbè, quell'altro poi in giro. Vabbè, questo qui, sì, c'è, sì, figa. Ma vorrei come ti chiami, su, se faccio vedere. Proveremo a capire, sentiremo i nostri scienziati per capire cosa sta dicendo anche la fidanzata, eh. Mo ti inizia a intrigare. Ma dove vuole andare lui, amore? Ma dove vuole andare? Con quella sportività, cioè, voglio dire. Sto parlando bene. Ti rende vivo? Ma infatti ti vedo cambiato. Capi? Ma da cosa? Due giorni? Ma è stato quell'allenamento. Ah già. Ho trovato proprio quella stranamente. Sì, te sei tosta. Che puerco, come me. Bastardo. No, vabbè, ma sgarrato proprio. Dai, un bastardo lo vogliamo, almeno per il meme. Stai calma. Lo chiamo? La chiamo? Lo chiamo? No. Lo chiamo? Lo chiamo? Lo chiamo? Cosa, c'ha il numero? Lo chiamo? Ah, vuole farlo anche lei? Subito? Lo chiamo? Lo chiamo? Che vuol dire? No. Qualcuno può rispondere a questa domanda? Se lo vuoi chiamare, proprio lo chiami domani. Se ci penso un attimo. Cioè, lo devi chiamare nel momento in cui decidi, amore. Loro vogliono. Lo dico perché vogliono vedere dove va a finire, capito, Giuseppe? Lei è distrutta. Bastardo. Eccolo, finalmente ce l'abbiamo. Come spilli ardenti. No, ma Natatangelo ha abusato così. Natatangelo sta guadagnando tanto di SIAE. Piacere, ah. Ma quello è per questo che si è iscritto sui siti di annunci. Siti di annunci si è iscritto. Cos'è un account manager, marketing manager? Ma lo pagherà. Ti preoccupare, come che lo pagherà? Sai come piangerà quel bastardo? Mazza, ragazzi. Su questo siamo sicuri. Un futuro roseo si prospetta per Giuseppe. Ma vi avverto che tra poco al Falò ci saranno nuove immagini di Giuseppe. Nuove immagini! Vabbè. Che segneranno indelebilmente il loro percorso e la faranno vacillare di nuovo. Verrà distrutta ancora di più. Proseguiamo con altri due protagonisti di Temptation Island. Altri due protagonisti? Chi sono? Chi sono? Perla e Mirko. Perla e Mirko, ragazzi, Federico Chiesa. La sorpresa dell'anno, eh. Perla non ha ancora visto nulla di Mirko e per la prima volta viene chiamata nel pinnetto per osservare il comportamento del fidanzato nell'altro villaggio. Non aveva avuto un video neanche al Falò. Perché sai, quando uno dei limiti, ho pensato solo esclusivamente a farsi bene lei, a cercare di farla ambientare. Comunque lo sto capendo. Io vivo da solo da quando ho 16 anni. Minchia, zio! Adesso parlo questi discorsi. Tante volte non ne ho mangiato perché se non mi mettevo io a fare una cosa, cioè io non so se è fatto. Ma che c***o di sto coglione, non fai un c***o dentro casa, ma che te vi apprende? Comunque stento a crederci. Caratteristica comune di noi uomini, non fare nulla. Quando l'ho conosciuta, lei ne era così. Era ancora più superficiale, non sapeva fare manco un piatto di pasta a 20 anni, 22. Ma non sapeva fare niente, manco la lavatrice. Beh, un pinnetto un po', diciamo, di rabbia, dove vengono fuori delle situazioni cattive nei confronti di Perla. Dentro casa faccio tutto io. Lascia la roba ovunque. È vero, non so fare un c***o. Toccato un nervo, eh? L'ho messa a posto io quella casa. Mi sono andata a fare la lavatrice, a cucinare, tutto. Tutto. Raga, colpito nel segno, lei ammette le sue colpe. Ah, certo, secondo me sì. Posso dire che bei capelli. Cioè, io vorrei capelli di Perla. Un applauso ai capelli di Perla. Bellissimi. Cioè, lei piange, problemi. No, scusa. La vita di merda, io vedevo... che bei capelli. Raga, perché a volte poi quando siamo così arrabbiati siamo ancora più belle. Io vedevo solo questa montagna di capelli che andava in giro. Perché per lei ci sono nuove dichiarazioni del fidanzato che deve ascoltare. Attenzione, altro pinnetto. Altro? Uno dietro l'altro? Mi metti noia. Ti dico, te piglio, ti vorrei sbattere nel muro. E tu mi dici, no, però devo... è tardi, ci devo svegliare. Scannare, papà, dico sempre io. Ma te vuoi fare un po' mea culpa? Forse ti sarai rotto il capo tu, secondo me. Non è che bisogna essere, bisogna anche saper prendere le donne. Ma lei non lo sa, però, quello che. Cioè, non lo capisce quello che faccio. Che finisco il lavoro mio e inizio il suo quando torno a casa. Scusa? Ma anche sì. Ma perché? Io non ho capito cosa la sta aiutando. Non ti devi proprio permettere di dire una cosa del genere, perché lo sai quello che ho passato. Si mollano. Poi mi voleva sbattere al muro, cioè, cioè io rido. Ma... ridere. A te non ti va, ti annoia? Dai, ma dai. La noia. Ma quando mai? La sera sul divano con la solita... Flemma. Apatia. Perché siamo dei mami dopo cena alle 11 che siamo stanchi. Ma... Ah, proprio la trombatina alla marcia, quella molle. Quella da fare, no? Quella da fare, l'obbligo. Forse prima. No, mo, si è scordato forse. Niente, non la sbatte più al muro, ragazzi. Questo è un problema. The vagin is blocked. Chi sono? Ok. Ah,
Lega plurimollata e lui il killer seriale. Francesca sottona, ma mi piace un botto. Ci siamo. Per queste tre coppie è arrivato il momento del falò. Falò. Si comincia dalle fidanzate, nello specifico da Gabriela. Gabriele Giuseppe, raga. Pensi che io abbia qui come un altro video sì, per te? Sì. Convintissima. Un lungometraggio. Gabriela. Ne ho 9. Ho un video per te. Certo. Ce ne andiamo domani? Però tu hai rosicato. Ecco con le tipe, guarda. Ma mi sa che hai rosicato tu. Mm-hmm. Per cosa? Che hai detto vai, parlo, parlo. Hai rosicato parecchio. Perché non si capisce niente? Ma non possono contestualizzare ogni tanto? Si dava fastidio. Cosa mi dava? Ma quando mai? No, io ho visto che a te dava fastidio. Ragazza, già geloso! Lui già litiga con la tentatrice, anche lui è un genio comunque. Lui sta litigando con lei perché... Ma stiamo scherzando? No, no, è tutto vero! No, anche noi ce lo stiamo chiedendo, ma è incredibile! Bellissimo! Io cosa sono qua? E lui! A volte la testa mi dice diverti. Vai, sono cose belle, capito? Lui sta bene, vorrebbe andare. No, vabbè, cioè io non sto qua per vedere lui che si fa la storia. Non esiste. Brava! Stavo sempre guardando. Vabbè, comunque che hanno interesse per te si vede. E certo, ma perché è pagata. Esatto, è un lavoro. È un lavoro. Ah, lei si allena. Ah, sto allenando là. La vedi, Kenny? Perché la vedi? Guarda anche lui, un tronco di pino. Lei si allena cioè, davanti alla porta. Cioè, c'ha un giardino a disposizione di 8 milioni di ettari e lei si allena sotto il portico, sul marmo, capito? Sì, comodissimo. Incredibile. La testa sai che mi dice? Cosa gli dice la testa? Sentiamo, perché neanche lui lo sa. Prendi un po' la tua vita in mano. La testa gli dice prendi la tua vita in mano, la testa gli dice guarda quella come mi guarda. La testa gli dice tante cose, però la testa prima di venire qua... Tutto tranne che di te parla, Gabriela. No, tutto tranne che delle reminiscenze di grammatica almeno dalle elementari. La testa sempre se ce l'ha. C'ho la testa che è in confusione. Ma da quando è nato, eh? Dopo cercare. Dopo cercare. Attenzione. No, io non ci sto così. Ma qua ne è un altro, ragazzi, non è mica finita qua. Ne abbiamo altri 12. Lo so io cosa sto provando, no? Povera, lei piange male, eh. Ora lui deve aspettare che finisca di piangere perché c'è un altro video. Mi dispiace vederti così. Però... la mazzata te la devo dare. Gabri, devo dirti una cosa. C'è un altro video per me. Sì. No, così. Che fai? E sto scomodissima. Sono più comodo in mezzo a te. Ti muove. Secondo me si rimuovono, eh? Gli sguardi, raga, gli sguardi, il gioco di sguardi. Candy è il nostro American Boy. Ma non ho quella coperta. No, che devo fare con la coperta? No, non ce la faccio più, Filippo, no. No, io lo voglio vedere. Lo vuole vedere. Lo vuole vedere? Quello è lo sguardo che fa a me, no? C'è qualcuna delle ragazze di cui ti fidi? Sì. Vuoi che lo veda lei? Sì. E c'è? Guarda che mi dice qualcosa. Gabriele, 19 anni. Scappa. Spicca il volo, Gabriela. Sei bravo a capire. Mazza, uno è bravo a capire? C'è proprio una cima. Sicuramente bravo a capire che a parlare. Gambina, gamba, si toccano. Io faccio la gamba. Guarda, questa è una tecnica di corteggiamento. Non mi piace parlare con l'aperto, non lo so. Mi ha dato una scintilla da morire. Posso dire da quando? Mi ha dato una scintilla da morire. Se la va a fare fuori la scintilla, non qua dentro con me. Vuoi il falò di confronto? Sì. Falò di confronto! Falò, richiede! Richiede il falò di confronto, raga. Posso darti un consiglio? Perché non ci pensi, visto che neanche hai finito di guardare il video? Non voglio soffrire più, Filippo. Vai via, sfuiz! Cioè, secondo me stai scappando da un problema. O è meglio affrontarla? Vabbè, la devi affrontare e decidere, andarsene. Decidere, capire. Cosa sta accadendo? Ma secondo me se lo vede stasera non lo molla. Invece lui dice stai qua, guarda fino a che punto arriva, tu ti riprendi in mano la tua vita, ti diverti e quando arrivi al falò lui piangerà, io ho detto, e tu lo mollerai. Mamma mia, che epilogo incredibile! Una volta rientrata nel villaggio si sfoga con il single Fuad che prova a farla ragionare. Vediamo lo psicologo Fuad, raga. Sono a me, io richiedo il falò. Quando? Mo, sono a me troppo. Date un altro tempo. Grande Fuad, eh? Cioè, io non sono capace, io non sono venuta qua a fare la single. Però tu l'avevi detto ieri che... Io sono single, Se mo te ne vai da qua, ti rivivi la stessa identica cosa, tra me un lo mese, ti passa la rabbia. Ma qualcosa... Sì, io lo lascio. Lo lascio, ha detto, lo lascia. La posizione che devi prendere non è quella di andare via. Chiede il falò di confronto, lo lascio, perché tu esci da qua e ti ci rimetti insieme con sta persona. Minchia Fuad, lo psicologo dell'isola, raga. La fuga si è letta fuori con me. Andato proprio oltre.
E vanno! Quanto sei dolce. Quanto sei dolce, raga. Mi spiace e soffri. Queste sono le frasi che Fuad ha imparato prima di entrare. Noi abbiamo un oggetto molto prezioso in anteprima mondiale. Mondiale, raga. Eh? Un libro che ancora prima di essere messo in vendita ha già scalato le classifiche della narrativa internazionale. E che Fuad ovviamente ha letto e ha fatto suo. A noi c'è arrivato in anteprima, l'abbiamo potuto... avere, toccare con mano. Facciamo vedere. Faccia vedere, ecco. Nel frattempo che si abbraccia Fuad, noi abbiamo ce l'abbiamo qui, qui ragazzi. Lui. Il manuale dei tentatori, ragazzi. Abbiamo acquistato il Fuad manuale pure. Dei tentatori. Mi raccomando. Frasi fatte, luoghi comuni, tecniche, teorie di approccio e corteggiamento scontate e prevedibili. C'è anche una postilla che dice lettura consigliata preadesione e partecipazione a Temptation Island. Se anche tu vuoi tentare qualcuno a casa, compra pure tu il manuale dei tentatori. Frasi anche, vale anche per le tentatrici, ovviamente. Frasi fatte, luoghi comuni, e loro ci cascheranno sempre, come ogni anno. Guardate, lei già sta cambiando idea. E oggi abbiamo potuto constatare con mano che hanno studiato per ora. Ho studiato. Ci penso. Ci sta pensando. Ci pensi? Ci penso. Davvero. Vedi, abbraccio con Fuad. Funziona, raga. Funziona, certo. Poi bisogna provarlo, ovvio. Ti ho fatto cambiare idea. Te lo volevo dire, così vai a dormire tranquillo. Oh, meno male. Infatti dicevo, questa che cazzo. Non stavo proprio destinando così. La prossima volta vi leggiamo qualche estratto. Qualche frase, no? Oggi perché... mi sembra il caso solo di mostrarvelo. Anche perché non vogliamo ripetere le gesta, esatto, di queste persone. Ma torniamo nuovamente al Falò. Si torna al Falò. Ora tocca a Perla, perché è proprio da ora che il loro percorso subirà un inaspettato cambio di rotta. Raga, va tutto a fuoco. Si spaccano di botte. Perla, ho un video per te. Ci siamo! Il video per Perla. Te stai a morire di freddo, però. Sì, ho freddino. Qui che approccio, ecco, la tentatrice. Ecco. Però la felpa mi ha salvato, ora te la rido. Vediamo se ha studiato, Greta. Ma poi tenere, da domani. Sì che ha studiato, lei è al capitolo decimo. La felpa. Il prestito della felpa, ragazzi, ci siamo. Cioè, non so che dire. Perla, ho un altro video. Ok. Secondo video. Sono momenti un po' down. Ah, lei è il momento. Ah, lei è triste, perché lei è fidanzata. Io non lo so, io quando vedo tipo voi di che state male, no? Per la famiglia, così. Io non parlo con mia madre da 4 anni. Ecco, si apre. Poi mi sono fidanzato, quindi lei ha visto quasi, no? Dice, hai scelto lei per me. Quindi non si è creato neanche un grande rapporto. Ah, litiga con la madre perché pensa che Perla sia un sostituto della madre. Quindi tu non parli più con mamma perché non va d'accordo con la tua anche. Fidanzata. Anche. Sono straniere quest'anno, amore. Lo so. Una lacrima, ma ogni tanto. Sta piangendo? Commosso? Qua non si parla di sciocchezze, si parla di cose abbastanza gravi che io non sto qui a raccontare e per me è sbagliato pure lui che ne sta parlando. È incazzata, ragazzi. Da quello che sto vedendo è che lui non ha le palle. Lui non ha le palle di affrontare dei discorsi con me, non ha le... Non ha le palle, raga. L'ha detto, signori. Che io questi discorsi con lui li ho portati allo sfinimento, però quando li porto allo sfinimento i discorsi, io sono la matta, allora faccio bene. Sì, ma voi vogliamo il succo di questa situazione. Sì, ma io non capisco. Parlano delle cose, ma non sappiamo le cose. Se sono sincero, non mi sono mai sfogato così. C'è anche questa frase nel manuale. Certo. Sì, quel manuale dei fidanzati che uscirà, esatto, a settembre. Lui non si sfoga con me. Cioè, io sono la sua mente. Gli do la forza per affrontare delle situazioni più grandi di lui. Cioè, ci stanno tipo confondendo per... Non poi... so quale obiettivo finale. Ritorniamo al Falò. Ora è il momento di Francesca. Sta per vedere nuove importanti immagini di Manuel. Oh no, altre immagini. Io mi sa. Vado diretto? Vai. Ho un video per te. Vediamo, video di Manuel, vediamo. Ho fatto tanti anni single io. Quella cosa un po' mi manca, no? Così, si parte così, frase secca, mi manca essere single. Ho voglia di fare un progetto con lei, di vita, di famiglia. Io un futuro lontano lo vedo con lei, no? Un futuro lontanissimo. Mi fa proprio impazzire, da proprio nervi, proprio nervi. Ah, c'è un lato che proprio mi fa dire, devo andare a trovarmi altra gente. È malosa, gelosa, si ammussa. Si ammussa? Starci al muso. La crusca abbiamo qua, eh. Poi anche quella cosa che si mette lei a tigna con questo carattere. No, niente, lui continua a fare neologismi. Guarda il balletto di quello che non sa cosa vuole, ma in questo momento vuole qualcosa. Guarda che scatenato. Un dos test. Perché non guardi a me? Perché tu mi devi guidare. No, pure conduttore, guarda.
Incredibile lui, ballerino di tango. Adesso le dirà, lui non ha mai ballato, lui non mi ha mai guidata. Ha scattato qualche altra cosa dentro di me, cioè io non lo so se voglio più stare con una persona così Francesca, fino alla fine. Francesca, ho un altro video. Lui risponde così. È ottobre, mi ha scoperto le quattro dita, quindi... Quattro dita, Francesca, io. Davvero? Ma quindi mentre stavano insieme? Ma lei ha detto che l'ha scoperto? Non concepisco molto il tradimento, ti dico la verità. Io ho occhi solo per quella persona. Assolutamente, però... Però? Mai dire mai nella vita. Come mai dire mai? Cioè, lui proprio lui piace. Poi si mette là e gli fa... Certo. Però voglio pure un po' di... Leggerezza. Voglio pure un po' tradire. Ma si vuole divertire la... Cioè, mi ne frega nulla di sta ragazza, dai. Perfetto. Tante volte dico basta, ce la faccio più. Vado a scopare in giro, dai, via. Pure se non gli frega niente, però poi gli dà sempre quella piccola possibilità. Sì, la porta aperta là. Vabbè, un marpione lui, cioè, un marpione. Noi siamo conosciuti, era marzo. Ah, altra tipa. Poi a settembre l'ho lasciata. Già perché il carattere non mi piaceva, perché forse non ero convinto tanto. Era... Questa, voi avevo proprio una relazione con un'altra tipa. L'ho lasciata. Poi mi era iniziato a rimesso un po' il pallino di una che ci vedevo prima. Pallino sessuale. No, raga. E da là però non la volevo perdere. E poi sono scoppiata un'altra volta. Madò! Sì, però lei. Cioè, zia, ti devi svegliare. Raga, ma tanto secondo me escono insieme. No, lei qua devi prendere le palle, ma non lasciare. Ce la fa, non lo so. Adesso è un momento, sì, di buio totale, lei deve un attimo capire. Ma si va avanti, ragazzi. Dopo le fidanzate, ora tocca ai rispettivi fidanzati sedersi sul tronco davanti al fuoco. Falò per i ragazzi, eh? Soprattutto per Giuseppe, che vi anticipo, vedrà delle immagini che non si sarebbe mai aspettato di vedere. Gabriella! Vedi tutte e due? Vedi tutte e due? Lui, ragazzi, vuoi vedere che la situazione si ribalta e Giuseppe farà la vittima e chiederà lui il falò a lei? Guarda che musica mistica! Tutto sale! Giuseppe? Sì. Vado diretto. Diretto? Vado diretto. Ho un video per te. Guardiamolo, ragazzi. Vorresti visitare? New York. Ecco. Paese. Manuale? La crociera della Grecia. La crociera della Grecia. Noi ci andiamo io e te. Eccolo. Allora accendiamo io e te. Il manuale dei tentatori. No, aspetta. Non mai. Che ne sai, sti 20 giorni che succede? Sempre fuad, eh? Esteticamente il mio tipo. Guarda. Però caratterialmente ti prende. Accumulato, accumulato e purtroppo ci ha convissuto con sta sofferenza. Ma sì, ma io da gennaio ho vissuto una merda. Si vede, certo. Lui lo sente. Cioè, a 20 anni convivere con una sofferenza del genere per mesi e mesi è brutto. Brutto, è brutto convivere con la sofferenza. È logorante. Ma meno male che mi sono svegliata, grazie a Fuad e grazie al manuale dei tentatori. Frasi fatte, luoghi comuni, tecniche, teorie di approccio e corteggiamento scontate e prevedibili. Vedo che se la sta vivendo meglio di me. No, uguale a te, no, bello. No, amore, allora io... No. Dillo. No. Dove va? Signora... Ma io queste persone sempre... Allora, a Temptation non so come sia possibile, c'è sempre un ragazzo di questo tipo, io impazzisco. Veramente, la specie peggiore è quella che ribalta la situazione. No, mi fa salire i nervi, te lo giuro. Con me facevi amore e tesoro e poi me ne andavo. Giuseppe, un altro video per te. Va bene. Sì! È evidente che mi piace, Fuad. Mi piace? Si vede lontano che mi piace. Si vede lontano? Cioè, lui viene e io scappo. Fa la chiapparella, fa. Tu fui e io stai già. Continua a non capire, vabbè. Toccata, guarda! Amore! Ma non l'hai ballato per la seconda volta dopo 7 anni? Che schifo! Capitolo 17 il ballo, eh! Io con te non posso stare troppo vicino. Ah, oh, e mo che succede? Limone! Giuseppe, sai quanta pasta asciutta devi mangiare prima di arrivare al livello di Fuad? Vai, magnatela! Io non sono stata ora. Che guaio! Ma cammino mi è abbracciata così? Ah, certo! Mai nella vita! 7 anni di relazione. Poi lo sguardo nemmeno a me me l'hai fatto mai così. Ma sei lui un broccone di prima categoria? Che sembra aver accusato il colpo. Ha accusato il colpo Giuseppe, ragazzi, attenzione. Si butta giù nel cuscinone, triste, piange. Piangi. Piange di brutto, sì, eh? Sì, certo. E nel pianto male. Anche per Mirko è arrivato il momento del falò. Mirko. Ho un video per te. Quindi c'è un video di Perla. Leggo io la crema, là. Ti piace? Eh? Ecco, la crema. Secondo me te la devi mettere pure un po' qua. Guarda lui. È una manualità clamorosa.
Il manuale dei tentatori, eh? Un'altra frase. Cioè, ti dice fammi un massaggio. Sono diverse le richieste, giusto? Ma chi è lui? Il tentatore non l'ho mai visto. Sì, sì. E coso? Alex Belli. Ma lo dico a Igor se mi porta a fare aperitivo. Sto Igor sta dappertutto, sa. Come il prezzemolo. Un po' su. Sì. Fammi pure così, pure gira così. Guarda, guarda, tocca. Fammi girare. Sentiamo Chiesa. Lei praticamente sta, dico una parola forte, però è così, sputando. Sul piatto. Sul piatto dove ha mangiato. Manuel, come stai? Come va? Passiamo a Manu? Manuel, ho un video per te. Un video per Manuel? Fallo per Manuel. Sì, scusa. Aia. Caccia la patata e ha tirato. E poi ha baciato il culo. Sei bella dentro, sei bella fuori, sei una bella persona. Bella sei una dentro, bella persona, bella... eh? Sei una bella, com'è? Bella dentro, bella fuori, sei una bella persona. Il manuale dei tentatori. Frasi fatte, luoghi comuni, tecniche, teorie di approccio, corteggiamento scontate e prevedibili. A te da fossa solo. Fossa, fossa. Ma lui cosa fa anche le facce del tipo, ma lei ha ragione, ma zio l'ha lasciata 5 volte e l'hai tradita 20. Lui dovrebbe stare zitto. Ma veramente, ma che coraggio. Mi umilia, mi prende per il culo. No. No, no, no. Vabbè. Questa situazione è a soffrire, a stare male, a patire, a subire per amore e poi... Io pure. Ma cosa? Lui subisce da lei. Vabbè, ma se non ti piace lasciala. Continuiamo il racconto delle nostre coppie e concentriamoci ora sui romani Vittoria e Daniele. Pinnetto di Vittoria, ragazzi, subito così. Che l'inizio dell'intesa tra il fidanzato Daniele e la single Benedetta abbia avuto un seguito. Attenzione, raga. C'è il seguito, eh. Eccoli, piscina. Nella piscina si possono nascondere le cose. Dobbiamo andare a vedere il mare. Guarda, da, lì non si vede. No, raga, c'è un c'è muro. C'è una distesa di mare infinito, ma devono andare giù per vedere. Vabbè, rispetto a quella è più fredda, però... A me così piace, a te no. Eh beh, sì, però se sa che al mare è più fredda. Voglia. Però esatto, ha detto pure lei. Cosa ha detto? Discorsi zero. Dell'ovvio, cioè. A fare proprio il bagno. Troppo così fredda. Tuffi. No, te guarda te. Se ti tuffi sì, sì. Mamma se mia, ti tuffi lui, sì. Lui proprio, lui sta proprio facendo apposta. Non ha il minimo interesse verso di lei, raga. Che fai te? Glutei. Ah, si allenano. Ah, cioè. I glutei fa. Quello che fa anche lui, è interessato ai suoi glutei. Ma lei glutei che glutei sta facendo? Ho la schiena, perché mi sa che qualcuno deve dire che sbaglia. Ma non sa neanche lei. Vuoi acqua? Ma amore, ma dai, no, ma lei, lei non c'è. Posto, lei, non è, lei in aria. Lei si è presa la droga che ha portato Federico. Sì, sicuro. Saranno beccati prima. Ho paura di quello che posso vedere. Ti tolgo la curiosità. Ho un video per te. Video per Vittoria. Capito. C'è sta Benedetta. Benedetta. C'è Benedetta, tieni il posto. Già che sinceramente non volevo metterla perché suona un pochetto. Che discorsi fa? Ti manca. Che? Non vederla. Cioè, non senti la mancanza. No, ad oggi no. Non la senti? No. Perfetto. Che te ridi? Niente. Ma lei sembra una TikToker comunque. Sei all'ultimo. Guarda, la in bocca. Guarda. Raga, posso dire non c'è la minima attrazione tra i due? No, no. Sono stupendi. Gli occhi. Mi piacciono. Pure io sono belli. Raga, è tutto scritto qui. Penso di averne da solo la... La tua bocca quando eri incappucciata. La bocca? Eh sì, perché c'erano solo le bocche. Ah, lui ha scelto la bocca. Incredibile, ha visto il botulino da 20 metri. Da un chilometro. La Vittoria non manca. Ti manca? Cioè, niente. Non le manca, Vittoria. Se riesci un po' a capire e a volerti più bene, per me è la cosa più bella che c'è. La frase è da Oscar del manuale. Dopo Vittoria, anche per Daniele, è tempo di sedersi sul tronco del falò. Daniele, ah, vediamo. Bene, ad oggi sto davvero bene. Ho trovato qua 14 ragazze che mi apprezzano per quello che sono. Ah, 14, tutte le 14. Io, per la mia ragazza sono un pagliaccio, qua risulto simpatico. Allora non hai capito un Madonna, cazzo, Daniele. Retorica. Non hai capito niente, Daniele. Però io questa sera, Daniele, non ho alcun video per te. Nemmeno oggi. Zero. E raccontiamo quello dei triestini Ale e Federico. Ma che... Il drogato! Si fuma tutto il mare! E nel villaggio dei fidanzati, Federico viene chiamato nel pinnetto. Pinnetto per Federico, ragazzi! È vero. Ti giuro, fuori da qui io non ho mai guardato nessuno, mai. Come fai a non guardarlo? Le avete guardate tutte? Ah, quindi dentro guardiamo, giustamente. Perché non mi guardi per 3 secondi? Perché mi si ansia? C'è un po' di flirt, eh?
abbracciati però, eh. Guarda, ma non the pet. Nel pet. Scena tosta. Secondo me Federico non gli frega un cazzo, vuole solo la sua dose. Anche per questa coppia è arrivato il momento del secondo falò. Quindi falò anche per loro? E poi la concretazione. Ti fa? Oh, che cazzo stanno a fare? Quindi gli sono detti qualcosa, eh? Vabbè, le piace, basta, dai. Guarda la mano. Dopo Federico tocca alla fidanzata Ale. Ad attenderla ci sono nuove immagini. Ecco, mo ci saranno dei video. Ho un video per te. Vediamo il video di Federico, vediamo, perché secondo me adesso succede qualcosa di molto grave. Ma tu qualcuno devi dire la decisione per te stesso. Ehi, ti ho cambiato casa, ehi, ti ho cambiato lavoro, ehi, ti ho cambiato ragazza, ehi, ti ho cambiato città, indifferente. Figo, figo, bella challenge. Cosa sta dicendo? Ma si vede che è sotto stupefacenti, cioè è clamoroso, cioè palese. Ma se tu chiedi se è mia amorosa, perché è innamorata di me? Se lo chiedessi a te? Ma io non penso di esserlo, quindi il problema non si pone. Ah, lui non è innamorato. Ma lui non è innamorato, raga. Cioè, ma lo dice proprio. Quello che mi fa schifo più di tutto è che dice che non è innamorato di me. Mi fa veramente schifo. 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 Tu qua la pensi? Ti manca? Cioè, ci sono degli attimi in cui dici, ma mi manca? Non particolarmente. Frega niente, niente. Ne frega niente. Io voglio cambiare la mia vita, voglio pensare più a me stessa. Lei si sta convincendo, raga, eh? C'è il cambiamento, the change. E ora occupiamoci dell'ultima coppia, quella formata da Alessia e Davide. Ecco, l'ultima coppia, ragazzi. The useless one. Vi dico già che questa è la coppia che ci sorprenderà di più in questa puntata. Attenzione, perché Dio. Davide va nel pinnetto. Reazione brutta, dice Filippo. Vediamo, vediamo, secondo me. Io vado in palestra, mi faccio una camminata, mi guardo intorno, guardo gli altri. Già. Veramente, se vuoi guardare gli altri. Dopo ci mettiamo un ore, mi guardi mentre faccio palestra. Ah, è brizzolated lui, sì. Ah, lei ammira, Piace il fisico, il corpo. Guarda, ti tocco, ti accompagno. Lui finiti i capelli, purtroppo. Brizzolated fuori, dentro l'acqua. Finished. Sì, che mi stai per dire? No, niente, che somiglia a una persona. No, vabbè, però comunque... Un attore? Somiglia a quello con cui l'ho tradito. No. Già hai capito? No. George Clooney, vuoi vedere? Te lo dico quando facciamo il bar. Te lo dico in acqua che attore somiglia. Perché? Perché solo in acqua si può dire. Grandi rebus. Tipo le prove di Harry Potter. Sì, che si... Tipo la boccia delle sirene. Solo sott'acqua si apre. Però ora mi stai dicendo Raul Bova. Esatto. Ah, Raul Bova somiglia. Lo sapevo, anche ci ho pensato. Ah, guarda! Zio, mazzo! Zio, andiamo! Si abbracciano, si salutano. Ma io voglio vedere la mega reazione, raga. Vediamo lui cosa fa. Vediamo la reazione esagerata. Davide, ma alla fine di mangiare, che merda. Ma alla fine di mangiare, la reazione sua? Ah, mangia in piedi! Stavolta ascoltami. Ha finito, aveva un boccone. Sono nervoso. La tua trappola. Però ha finito quello che ha iniziato, giustamente. Tanto dobbiamo ricordarci che lui è quello che sapeva tutto del tradimento. E lei che è quella che adesso è purtroppo diventata la sua, tra virgolette, tutto fare in casa. Sì. Date le premesse, il falò di questa coppia sarà tanto infuocato quanto decisivo. Prendono fuoco, amore. Alessia. Ciao. Mazza, raga. Pensi di avere un video? Spero di sì, sinceramente. Ho un video per te. Ce l'ha! Un video per Alessia. Cosa avrà combinato papà Castoro? Io a lui chiedo cosa ha fatto. Lui mi risponde: no, non mi va di parlare di lavoro, basta, facciamo altro. E cade il silenzio. Cioè, sono zitti. Cioè, noi viviamo in casa con il silenzio, lui ha il telefono e basta. Bruttissimo. Ma dai, raga, bruttissimo. Ma lasciatevi, cazzo. Stupida, adesso la vedo stupida. Ah, pure, una cretina. La vedo una cretina. Ma stai scherzando? Dice pure lei è intelligente, solo perché c'ha due lauree. Io di una cattiveria. È vero, ho due lauree, quindi potevi studiare anche tu, glielo dico sempre. Pare che glielo del culo, non lo so. Brutta storia. Brutta storia? Sì. Che è successo? Ecco Brizzo Gate. Faccio le stelle, stasera le ho viste. Le visse stasera? Sì, sì, solo lui, Ma solo, di solito non ci sono. Se vanno via. A due passi. Però vedi, fanno due passi, magari finisce male, Guarda. Guarda che succede. Guarda. Amore, sono fuori. Oh! Si stanno baciando. Ma va. Sì, si stanno baciando. Ora torniamo al fidanzato Davide. Ciò che vedrà al falò lo porterà ad una drastica decisione. Non ci credo. Davide. Ho un video per te. No. La macchina. Il tempio delle cose brutte che succedono. Comunque, bianco di Dona. Pure stylist. Comunque sta bene la maglia bianca. Davvero? Sì, sì. Davvero. 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 Guarda quanto sei
Ma guarda, sei più scuro di me. Mamma, raga, si parla del niente, davvero. Ma non è vero. Devi mettere la crema. Che ci prova di brutto rispetto a lui? Non sta facendo niente, la sta solo assecondando. Ma cos'è, uomini e donne è diventato? Beh, si baciano, dai. Vabbè, questo è il trascorso, capito? È il prima. È il prima. È il pre-bacio. Il pre-bacio, certo. Perché poi andranno lì dopo tutta questa storia. Perché dice, non è che possono limonare da un secondo all'altro. Fammi vedere quello che è successo prima. Adesso si passa al video serio. Il cuore non si comanda. Sono innamorato ancora di lei e glielo voglio dire adesso. Con un falò di confronto. Falò di confronto? Sei non sicuro? Ha più senso. Io ho capito quello che voglio. Ah, adesso vuole lei. Ah, lui adesso la vuole. Ora voglio capire lei che cosa vuole. Sì, ma aspetta, ma lui non ha visto il bacio, perdonami. Non ha visto quella roba lì. Lei si è girata verso di lui e le teste hanno fatto così, cioè. Ciao ragazzi. Ciao Filippo. Allora, Alessia. Attenzione. Il tuo fidanzato ha richiesto un falò di confronto immediato. Accetterà Alessia? Si presenterà al falò. Termina qui, dall'Ismorus Relais, la seconda puntata di Temptation Island. Finisce qui, ragazzi. Nel prossimo appuntamento scopriremo se Alessia ha accettato di incontrare Davide nel falò di confronto. Andrà al falò? No. E finisce qui, ragazzi, questa seconda puntata di Temptation Island. È stata pazzesca, folle. Ci sono delle anticipazioni intense, veramente incredibile. Finita con questo falò, non falò, ma con delle anticipazioni pesantissime. Lasciate like al video, mi raccomando, commentate, importante. Condividetelo. Noi ci vediamo sempre live ogni lunedì alle 21 sul canale Viola. C'è tutto scritto nel link in descrizione, ragazzi. Mi raccomando, importante questo. E grazie mille. Grazie mille. I love the way you lights. Ciao. Ciao.